È già cominciato il sondazzo. Sì, certo, comincia con la musichetta, no? Ma in realtà comincia con la prima telefonata. Sì. Devo dire che un personaggio che ultimamente è venuto fuori così, strano a dirsi, ma cioè anzi, normale per me, ma spontaneamente, il dottor Sudario. È piaciuto molto così, anche proprio per questo nome, perché una cosa. Cioè, poi il dottor Sudario ha una situazione, come si può dire, assolutamente può dire inesistente. Esiste lui e basta. Io direi di fare il dottor Sudario, però dove ho messo il Sudario? Ah, eccolo qui. Il dottor Sudario è, come si può dire? Non corrisponde a niente che esista nel mondo, cioè praticamente è personaggio tetro, parla con voce molto tetra, insomma. Beh, senti, io lo fo e via, guarda un pochino, sta di volta a chiacchierare, via, forza, facciamo un numero e sì. Questo qui? Facciamo questo, sì, d'accordo. Cosa dirò a queste persone? Non lo so, dirò che sono il dottor Sudario, via, insomma, in qualche modo. Sì. Oh, mi accorgo ora del cognome interessante di queste persone. Mi accorgo ora. Pronto? Pronto. È la signora Cazzetta? Sì, chi siete? Sono il dottor Sudario. Mi sente, signora? Lei è proprio la signora Cazzetta? Ma chi siete, scusa? Chi siete, scusa? Io sono il dottor Sudario. Beh, io volevo sapere se il signor Cosimo è in casa. No, non c'è in casa. E quando lo sarà? Ma scusa, lei chi è? No. Cioè, prima voi, poi del tuo e poi del lei. Io non ho capito bene. Io sono il dottor Sudario. Sudario? Sudario, sì, Sudario. Ma per Cosimo, per gli amici, Sindone. Allora, io vorrei... Lei è la moglie di Cosimo? Allora, sai che fare? Chiamate stasera alle 9. Sì, un momento, signora, però... Posso lasciare un messaggio? Sì, dite. Lei sa scrivere, signora? Dite. Ah, ho capito. Meglio dire, perché scrivere non sapere. Allora, io dico questo a Cosimo. Quando torna, lei deve dire che il lenzuolo è pronto. Va bene, ciao. Il lenzuolo. Vai a fare in culo, lo sa dire. Non sa scrivere, non sa leggere, ma vai a fare in culo, lo sa dire, la signora Cazzetta. Oddio, ho trovato un'altra Cazzetta. Scusa. Ma sentito? Che ignoranza sotto tutti gli aspetti, ignoranza come persona che ignora, ma anche ignoranza come maleducazione, via, mandare a fare in culo il dottor Sudario, ma il dottor Sudario, via, c'è il lenzuolo pronto, voglio dire, ma ce la inventiamo la situazione, c'è il lenzuolo, poi avvolgiamo, vediamo se Cazzetta... Pronto? Sì, pronto, è la signora Cazzetta? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Io sono il dottor Sudario. Sì. Io volevo parlare con Francesco. Ah, non c'è. Non c'è? Sì. Ecco, signora, lei sarebbe la moglie? Sì. Bene. Io potrei parlare anche con lei, magari. Sì. Allora, le ha mai parlato suo marito del dottor Sudario? Beh, non mi ricordo questo. Non si ricorda. Bene, signora, allora glielo dico io. Io sono quello del lenzuolo.
mettere? Del lenzuolo. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire, signora, il lenzuolo che avvolge. Capisce? Che avvolge. Beh, che cosa volete dire? E non più svolge. Appunto, io devo intervenire. A che cosa? Su richiesta del signor Francesco. Guardi che mio marito non ha fatto nessuna richiesta. Sì, ha fatto una richiesta ben precisa. Ha richiesto un lenzuolo. Allora, mo che viene mio marito la faccio parlare. E mo quando che viene? Quando viene? Beh, arriva subito. Subito quando? L'aspetto. Sono qui in linea. Ma mi lasciate il numero del telefono? No, signora, io non ho telefono. Io sono il dottor Sudario. Capisce? Io avvolgo al momento opportuno coloro che sono arrivati al capolinea. Signora, sente come qualcosa di freddo che l'avvolge? Sente una sensazione di freddo? Sente, io non sono né la moglie di Francesca. Né... Lei non è la moglie? Io sono un amico che mi sono trovato. Ah, lei si è trovata per caso a passare di lì. Perché prima mi ha detto che è la moglie? Sentite, io... Io voglio sapere perché lei mi ha mentito. Non è che ho mentito, sto sentendo una voce un po' strana. No, la mia voce, perché lei pensa che la sua sia normale, signora. Lei non si sente come parla. Se si sentisse, non parlerebbe più. Capisce? Per cui ognuno sente le voci degli altri. Beh, mi scusi. Ma non sente la propria voce, ma lei non sente un brivido intorno al corpo, una sensazione di freddo, un vento gelido che l'avvolge. Scusate, io ho da fare, ho rimasto le cose sul fuoco, mi deve ho scusare, rimasto le cose sul fuoco. Ho rimasto le cose sul Ho rimasto le cose sul fuoco e poi dice io c'ho la voce strana. Ma lei, ma loro, ma come fa? La signora Cazzetta, ma io c'ho un'altra Cazzetta ancora. Sì, è pieno di Cazzetta, è pieno. Dice, ma come c'è le signore Cazzette e non ci scherzi sul nome Cazzetta? È vero, potrei anche farlo. Va bene. Mamma mia, non sentite anche voi questo senso di freddo, no? Non lo sentite alla voce del dottor Sudario? Io sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è lei? Sono il dottor Sudario. E che volete? Devo parlare col signor Nicola. Non c'è. Lei sarebbe la moglie? Sì. Lei è la signora Cazzetta? Sì. Bene. Ma è la Cazzetta del Mezzogiorno, giusto? Cazzo, sta a sud, ma non ho capito io. Vai, e riattacca. La Cazzetta della... Poi la Cazzetta dello sport, non lo so. Ma scusa, stai a sud, sei la Cazzetta del Mezzogiorno. E poi, insomma, ancora nei tocco, siamo ancora a mezzogiorno e 41, per dire, no? Oltretutto. L'ho richiamata per la cronaca. Hai capito? La Cazzetta. Pronto? Pronto. Io senta. Forse non mi sono spiegato bene. Sta scherzando? No, assolutamente. Siccome il signor Nicola aveva fatto richiesta di un lenzuolo. Lenzuolo? Sì. Ma sa, parliamo un po' in codice. Quando si dice lenzuolo si intende un'altra cosa. Capisce? Senta, allora telefono quando c'è mio marito, perché a me di queste cose non mi interessa. Buonasera, buongiorno. Buonanotte. La signora Cazzetta, io ho trovato un'altra Cazzetta. Ma insomma, allora queste Cazzette cosa facciamo? Sì, facciamo, se ne facciamo qualcosa, non lo so, vabbè, adesso. No, aspetta, calma.
avevo sbagliato numero, non rispondeva più la cazzetta, magari un cazzone grosso così, e che mi incula. Quindi a questo punto, sì, quante cazzette ci sono? Ma tutte donne in casa, tutte donne. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì? È la signora Cazzetta? Sì, chi parla? Sono il dottor Sudario. Chi? Il dottor Sudario. Che desidera? Devo parlare con Nicola. Chi Nicola? Nicola Cazzetta. Non c'è, andate al cimitero a trovare a Nicola Cazzetta. Ah, Nicola Cazzetta sta al cimitero? Ah, tanto meglio. No, no, non perché sia morto, ma mi è più di strada. Sono più vicino al cimitero che alle case dei vivi. Boom, via, non va via, ragazzi. Faccio veramente paura. Oh mio Dio. Sì, sì, sì. No, 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 via, via, via. Andiamo da qualcun altro. Su, 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 su. Un Cazzetta ci doveva stare al cimitero, no? Se no, almeno uno di tanti. Basta con i Cazzetta, basta con i Cazzetta, anche perché non ce n'è più. E quindi viva Gesù. Ecco, via. Diciamo le cose come stanno. Basta anche, no, come basta il dottor Sudario? Bisogna che, sì, no, invece, sì, 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 no, 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 sì, 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 no, sì, sì, no, 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 sì, no, dicevo sì o no, no, e quindi andiamo avanti. Il dottor Sudario è tremendo, guarda, mi fa paura anche a me, guarda, mi fa paura, eppure sono sempre io, ma non, ragazzi, no, me lo immagino tutto con un mantello, un mantello, una specie di vampiro, insomma. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare con Michele. Con chi parlo? Sono il dottore, il dottor Sudario. Non c'è in questo momento mio marito. Non c'è suo marito? No. Allora parlerò con lei, signora. Sì. Mi dica. Perché suo marito ha chiesto di essere avvolto da un lenzuolo. Che è solo dal lenzuolo? Sì. E allora, lenzuolo. E lei cosa dovrebbe fare? Avvolgerlo dentro al mio lenzuolo. Però è strano che voglia avvolgere mio marito. Perché suo marito? Perché? Ah, no, mi meraviglio che lei voglia avvolgere lei mio marito. Lei pensava che volessi avvolgere lei? Infatti, sì. No, ma vede, io avvolgo quelli che devono essere avvolti. Quindi mio marito deve essere avvolto. Sì, suo marito deve essere avvolto dal mio lenzuolo. Sa, io sono il dottor Sudario. E tocca a lui. Lei lo sa, vero? No, non lo so, me lo sta dicendo adesso. Non lo sapeva? No. Ma e ne quindi è contenta? Sì, sono contenta. Certo, sì, che ne è contenta. Perché è meglio a lui che a lei, no? Certo. Sì, io avvolgerò lui. E poi me. No, lei, lei ha ancora molto tempo prima di essere avvolta. Sì, io la farò sudare soltanto. Sì, mi farà sudare il sudario. Sì, sì. E sì, questo succede a volte. Io a volte ho dei problemi con le donne. Perché e allora non fa proprio per me. Puzzano di sudore. Ah, no, io no. No, lei non puzza. No, no. Che cosa usa? Io emano profumo. Che, emana profumo, sì, naturale? Sì, sì, naturale. Sì. Non con artifici? No, 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 no. Cioè lei annusandola si sente un odor di rosa? Esatto, sì. Cioè praticamente una santa? Sì, infatti. Una santa che fa fiorire le rose d'inverno? Insomma, lei a quest'ora che cos'è che non ha mangiato? Lei sa cascia? Lei sa cascia? Sa cascia? Lei sa cascia? In che senso, ma no, pensavo a Santa Rita d'Accascia. No, sai. Sì, ma io a quest'ora cucino veramente. Lei ha voglia di scherzare. Io ho voglia. Più tardi. Signora, io lo sa di che cosa ho voglia. Che ha voglia lei?
io ho voglia di mangiare. Sì, anche mio marito quando verrà vorrà mangiare. Bene. Però se viene lei preferisce che io lo avvolga mentre mangia o mentre scopa? Mentre scopa. Lei preferisce? Sì, sì. Così mi piace è... di più. Lei sente suo marito che mentre scopa viene suda, avvolto dal lenzuolo. No, che mentre scopa suda e lei lo avvolge. E io l'avvolgo. Sì. Lo sa che lei è veramente una donna molto, molto, molto perversa. Lo so, è per questo che piace a mio marito. Ah, sì? Sì, fra è per voi... questo che non mi ha ancora cambiato. Ah, ha fatto bene, sì. Perché lei accetta tutto, Tutto, sì. Anche l'amore di gruppo. Tutto. Anche tutto il quello dottor che piace Sudà. A mio marito. Ah, sì? Sì. E a lui che cosa piace? Gli uomini bisogna accontentarli. Sì, brava, e lei lo accontenta. Certo. Con la bocca, con le mani, insomma, si può con sapere tutto chi è. Il suo corpo sudato e suo marito che suda sopra di lei e io che avvolgo suo marito mentre lui suda. Beh, insomma, e quando lo avvolto, concludere? Quando lo avvolto mi sostituisco a lui e le zompo addosso. Beh, vabbè. Sì, e lei dirà, sì, dottor Sudario, sì. Fammi sudare ancora e ancora, perché se lei fa tutto ciò che vuole suo marito, io farò tutto ciò che vuole lei. Mo sei sfogato, sei sfogato. Aspetto ancora di fare questo avvolgimento. Guarda che io chiudo, No, apra. No. Apra piuttosto, che devo entrarci io, e sono enorme, È andata via, sui più bello. Madonna, ragazzi, ero enormemente lì, tutto pronto per entrare, poi. che perversa, la donna che ogni uomo vorrebbe avere, fa tutto quello che vuole lui, Anche le corna magari, no, sì, può anche essere, no, sì, no, non si sa mai, vabbè. Andiamo a avvolgere qualcun altro, ma sì, io direi di avvolgere... Giuseppe, sì, perché no? Senti là, ragazzi, io poi entro dentro il personaggio, entro dentro le mogli, di tutto. Avvolgo, sì. Ma, mio Dio, mi stavo per avvolgere da me. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Io sono il dottor Sudario. Suo marito è venuto per una visita preventiva. No. Non lo so. Il signor Giuseppe, vero? Sì. È venuto da me per una visita preventiva? E io gli ho detto sì, è il momento. E allora lui lo farà. Ma con chi ce l'avete? Io non ce l'ho con nessuno, io amo tutti, ma quando è il momento intervengo. Lei mi capisce, sono il dottor Sudario. Va bene, telefona quando sta mio marito. Ma sta quando? Signora. Quando arriva? Chi sei? Sono il dottor Sudario, madonna mona, tu mi fa sudare, porca miseria, te e tutte le donne della tua città che rompete coglioni, madonna mona, c'è un uomo e risponde, sono tutte donne, tutte con questa voce sfavata, ma voi siete veramente sfavate, ma cosa ci fate al mondo, ma coi vostri mariti, pronto? Ma andate a quel paese, proprio il vostro. Sì, va bene. Sì, ora lo chiamo. Chi? Capecazzo? Sì, lo chiamo subito, Capecazzo, sì. Come? Come Capecazzo? Capecazzo, lo chiamo subito, Capecazzo. Ma lui, proprio lui. Domenico Capecazzo, sì. che ci posso fare? Informazione gratuita. No. Il numero da lei selezionato. Senz'altro no, è inesistente. Io voglio rifarlo per benino, perché magari Capecazzo, capito, mi ha fregato lì per lì, sai, essendo una Capecazzo. Non si sa mai. Sì, vabbè, proviamo. Proviamo così. Sì, così. Ah, questa volta risponde almeno lo squillo. Vabbè. Sì.
Vediamo se rispondono le persone. Sembra che Capecazzo sia emigrato. niente. Dai, un'altra e poi basta. Se c'è, c'è, se non c'è, non c'è, via. Non si può pretendere che Capecazzo sia lì che ti aspetta, eh? Oh, c'è un altro Capecazzo. Quindi, ma guarda, persino Capecazzo troviamo. No, è vero? Sì, è così, sì. Vediamo se questo invece risponde, o risponde la donna. Sembra che gli uomini siano tutti al lavoro nel sud. E poi dicono che c'è la... Pronto? Pronto, Capecazzo? Sì. Ecco. Giovanni? No. Chi è lei, scusi? Lei sarebbe un parente? Sono il figlio, lei chi è? È il figlio, ecco. No, devo parlare con il signor Giovanni se è disponibile, se no parlo con lei. Mi dice chi è lei, scusi? Sì, dunque, io sono il signor Cappuccio. Sì? Devo parlare con il signor Capecazzo. Se non c'è, parlo con lei. Non c'è, non... Va bene, allora parlo con lei. Chiaramente io appunto sono preposto a un compito, direi, non tanto simpatico, ma lei è maggiorenne? Sono il figlio. Sì, ma è maggiorenne? Certo. Vabbè, per sapere che sto parlando con una persona maggiorenne. Oh, dunque, va bene. Sai, il mio compito non è simpatico, ma devo svolgerlo perché è il mio lavoro. Io devo praticamente incappucciarvi. Mi sente? Sì. Dobbiamo procedere all'incappucciamento. Ma dov'è? No, questo piccolo Capecazzo. Non so perché abbia traccheggiato e poi... Si... è inesistente. Sì, è inesistente, bischera, l'ho fatto ora, sto numero, ven via, dai, lo fa inesistente. Ma è stronza anche questa, Cape minchia. Capecazzo, cioè sì. E allora... Ma c'è gente veramente incredibile. Ma io mi domando e dico. Pronto? 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 Sì, stavo parlando con il figlio del signor Giovanni. Sì. Ecco, non è lei, vero? No, non sono io. Cosa vuole dal signor Giovanni? Lei è un'altra persona, vero? Sì, ma chi è che parla? Io sono il signor Cappuccio, l'ho già detto a lui. Cappuccio? Sì, Cappuccio. Cappuccio. No, Cappucciolo, Di dov'è? Io sono di Roma, ma devo venire lì in zona per incappucciarvi. Cioè non voi. Cioè, lei è una signora? Incappucciarvi in che senso? Lei è una donna? Dico incappucciarci in che senso, voglio sapere. Nel senso, l'incappucciare ci è stato dato dal ministero delle minchie pubbliche, ci è stato dato praticamente l'ordine di incappucciare tutte i capocazzo che ci sono. E quindi, compresi voi, capisce? Cioè, però solo i maschi. Ma tu sei pazzo? No, io adesso la faccio arrestare immediatamente. Io aspetto le guardie. Io le faccio arrestare immediatamente. Ma signora Capecazzo! È un pazzo, non altro se non un pazzo, va bene? Ma mi sembra pazza lei. No, è pazza lei, è pazza lei. Perché come si permette di parlare in questa maniera in casa mia? No, io sono in casa mia in questo momento, anzi nel mio ufficio. Guardi, non sono in casa sua. Guardi che noi teniamo il numero del telefono adesso, Sì, prenda, signora Capecazzo, qui bisogna incappucciarvi tutti. E incappucceremo anche lei. E vedite. Guardi che a questo punto, visto che si è rivoltata contro un pubblico ufficiale quale sono io, un pubblico, sotto il mio pubblico... Incappucciare in che senso? Ma se lei parla incappucciare in che senso? Che anche se è pubblico ministero, però è modo di parlare... Non sono un pubblico ministero, sono un pubblico ufficiale! Un pubblico ufficiale, quello che sia! Che cosa significa incappucciare? Se lei, allora... Che cosa significa incappucciare? Ma se lei non sa nemmeno che cosa significa, perché si arrabbia? E allora mi spiega, io appunto, io le spiego. Ma lei non ha risposto? Lei mi dà di pazzo, scusi, Ma scusi, se lei mi viene a dire le devo incappucciare senza spiegare, incappucciare io ho chiesto. Allora, mi dà di pazzo. Allora, lei è la signora Capecazzo, giusto? E quindi bisogna incappucciare i maschi della famiglia, perché questa è una disposizione del ministero, non si può più andare in giro con la Capecazzo così scoperta, non si può più vedere una cosa del genere. Quindi
tutti quelli come voi andranno incappucciati, cioè dovranno girare con il cappuccio. Ma guarda, e poi lo devo chiamare un pacco, lei è un pazzo. No, ma dai, ma non è un'idea mia. Non devo dire che lei è un pazzo sfegatato. Un cazzo, se non sono un cazzo, io so, però, senta, signora, un pazzo sfegatato non avevo mai sentito. Signora? Continua. Ah no, perché se non mi ricordo. Mi piace ascoltarla, guarda. Mi interessa, ascoltarla. D'accordo. Allora, non è una idea mia, io sono solo un funzionario. E devo far funzionare questa situazione. Cioè, noi veniamo lì e dobbiamo incappucciare tutti i capecazzo come voi. Ha capito o no? Cioè, per esempio, ci sono altri, c'è il signor Cavallo e non lo incappucciamo il signor Cavallo, gli mettiamo le briglie, per dire, no? Ecco, ha capito? Tanto per dirne una, guardando sempre sullo stesso elenco, ci sono diversi cavallo. E i cavallo non si incappucciano, se no non vedono dove vanno. Invece voi, capecazzo, andate incappucciati, ha capito o no? Signora, mi risponda, se no io riattacco, Quando li attaccate che succede? Succede che allora, senza bisogno di altri interventi, veniamo direttamente e passiamo all'incappucciatura, che risulterà permanente. Lei non vedrà più in viso suo marito, suo figlio, tutti questi capecazzo, saranno tutti incappucciati permanentemente, non si potrà più togliere il cappuccio, capisce? Si lasciano solamente sarà bello incappucciato, Il buco per gli occhi, per il naso, per le caccole e per la bocca, e tutto il resto incappucciato. Ha capito? Signora? Ma senti, forse ha buttato giù adesso, forse sì. È da chiamare questa famiglia, perché è l'unica che ha dato un po' di segni di vita, per la verità, no? Cape cazzo. Ma lo dicono loro stessi di essere cape cazzo, che ci posso fare io? Ma il naccherino che fine ha fatto? Mi fa arrestare, ho detto la signora. Aspetto, sono qui che aspetto le guardie, sono ancora arrivate, sono in ritardo. La signora non risponde, il naccherino non risponde, detto il caccoloso, e basta. Vabbè. Cape cazzo. Ecco, andiamo da cavallo. Sì, perché ho visto che c'è il cavallo. C'è il cavallo. Andiamo da cavallo, ma certamente. Noi ora a cavallo metteremo il morso, le briglie, i cavalli, la sella, tutto. Sì. Ma guarda un po', ma te dimmela, Chiamarsi cape cazzo, io non so come possono andare avanti. Se vuoi, in realtà, ve lo dico subito, non si chiamano cape cazzo. Però ho modificato un po' il loro nome e non se ne sono accorti. Dio. Se capo cazzo, sì. Ti hanno detto sì. Cavallo, a fare una cavalcatina in questo momento, ma sai, non c'è un cavallo solo, ce ne fossero solo, sempre una coppia di cavalli. E allora andiamo dall'altro cavallo, su, l'altro cavallo, che magari ci potrà dare qualche delucidazione, sì, ce lo potrà lucidare, la signora cavallo magari. Oh, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Sì. Beh, vediamo. Sì. No. I cavalli sono andati fuori dalla stalla. Allora, capecazzo l'abbiamo fatto, cazzetta l'abbiamo fatto nella prima parte, e quindi... C'è un altro cavallo, ma non è proprio un cavallo. È un cavallino, diciamo così, un cavallino che potrebbe essere utile alla bisogna. Sì, vediamo un po'. Non è proprio nemmeno un cavallino. Se risponde. Non è un cavallino. Però non risponde e quindi, purtroppo.
però c'è un altro, non sono mai soli. Ecco, io vorrei sapere dove sono queste persone, visto che nel sud non lavora nessuno, dice, cioè, gli uomini spariti proprio anche allora di mangiare non ci sono. E che fanno? Dove sono? Ma io mi domando quali sono le abitudini, sì. Devo darmi all'etologia. Ma guarda che l'etologia è lo studio del comportamento degli animali. Appunto! Anche questo? Ah, niente? Non è cavallo, non è cavallino, non è cavalletto. È cavalluzzo, ecco, è cavalluzzo. Però niente, allora io mi rivolgo a chi conosce i cavalli e li cavalca. Sì, perché c'è anche chi cavalca. Cowboy, insomma, il cavaliere, chi è? Il cavaliere, sì. Beh, vedete, tutto ha un filo logico in fondo, no? Sì, nella sua illogicità. E quindi vediamo se c'è il cavaliere, perché cercava il cavallo, non trova il cavallo, lo saprà il cavaliere dove è il cavallo, se non lo sa lui che cavalca il cavallo, sì, no, Nemmeno. Pronto, buongiorno, signora sì. Cavaliere. Sì. Ecco, sì, senta, suo marito dovrebbe sapere dove è il cavallo. Cosa? Per quel cavallo di suo marito. Il cavallo di suo marito. Che sta dicendo? Non sapeva che suo marito ha comprato un cavallo? È pronto, glielo stiamo per consegnare. Quindi... Ma che cosa sta dicendo, scusi? Suo marito ha comprato un cavallo, signora. Ma non siamo noi, assolutamente. Ma come? Signor Antonio. Ma non siamo noi, cavaliere Antonio. Non è cavaliere Antonio lei? C'è un altro cavaliere Antonio, forse no, non no, è... No, 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 con questo numero, lui mi ha dato proprio questo ma numero. L'altro avrà un altro numero telefonico. Vede, signora, suo marito ha comprato un cavallo, e che c'è di male? Ma sta scherzando? No, lui ha comprato un cavallo e dice, io mi chiamo cavaliere e voglio comprare un cavallo. E noi gliel'abbiamo venduto. Siccome ma lei già... sta scherzando? No, signora. Scusi, con chi parlo? Ma questo è un maneggio, sa? Ma guardi che qui a Matera c'è un altro cavaliere Antonio, non siamo soltanto noi. Ma no, signora, vede, cavaliere Antonio è questo perché abbiamo questo numero telefonico, ma ce l'ha dato lui. Ma perché, signora, questo. Ma perché si impunta? Suo marito magari va a donne e lei non lo sa, suo marito compra i cavalli e lei non lo sa, suo marito c'ha le corda e lei lo sa. Senta, mi dica. Con chi sto parlando, mi scusi? Io so, mi dica con chi sto parlando. Questo è vero. Io sono il dottor Manomorta del maneggio. Dottor Mano Morta. Ah. Del maneggio qui, vicino. Lei sta scherzando? No, signora, no. Il maneggio di dove? Il maneggio qua, nella zona, c'è un unico maneggio. Zona? Un unico maneggio. Sa cos'è un maneggio? Ma dove? In quale sa zona? Cos'è un maneggio? Ma da dove sta parlando lei? Guardi, io ho un maneggio. Ma dove? Vicino. Ma dove cazzo mi pare? Ma abbia pazienza, non mi rompa cogliona, ci dentro a tutte le donne! Di quei posto lì. Ma che palle, ragazzi! Ma lo sai, sono insopportabili. Io prenderò tutti i sassi e te li butterei sulla testa. Mamma mia, ragazzi, e rompi palle, ma che rompono le palle tutti i giorni, qui a me che sto facendo il mio lavoro, Ma allora, ma insomma. Con quelle voci antipatiche, brutte antipeccato, le sono, pelose. Celluliti e grasse, puzzolenti sudore, ma allora senti là. Perché suo marito non potrebbe aver comprato un cavallo. Va bene, andiamo dall'altro cavaliere. C'è quell'altro. Puoi vedere che è quell'altro che ha comprato un cavallo. Sarà quell'altro, No. Ma questo non si fa che trova donne, gli uomini non ci sono in questo posto, Avete sentito anche dov'è? A questo punto l'ha detto la signora, l'ha detto. Informazione gratuita. Sì, il cavaliere è andato a cavallo. Va bene, guarda, io non ne voglio più sapere di questa gente. Basta cavalli, cavalieri, e con cavalluzzi e con... Basta. Cambiamo argomento, sì, no, per carità di Dio. Ah, ecco, questa è pure occupata, ma va bene, oh, sì, ma figurati te, via, su, i cavalli sono pronti nell'umida sera, quella è la vecchia canzone di Milva, i cavalli sono pronti, no, com'è? No, davvero, i cavalli sono pronti nell'umida sera, sì. Pronto. Oh, finalmente, Giacomo. Chi è? Chi è?
No, perché qui tutte donne, tutte donne. Mamma mia, Giacomo. Capuoti. Sì. Capuoti. Sì. Capuoti. Caro Giacomo, io ho bisogno di parlarti per una cosa molto importante. Io non riesco a individuare la voce adesso. Vedi, gli uomini sono tutti remissivi, le donne sono tutte aggressive. Signor Giacomo, eppure sono quelle che fanno... Senta, io volevo... Giacomo? Sì. Sì. Giacomo, io volevo sapere, ma sua moglie... Dico, sua moglie... Con chi parlo? Sono il becchino. Ma vado a parlare... Signor Giacomo? Sì, chi è che parla? Il becchino. Se non mi dica che io chiudo il telefono. Sono il becchino. Gino il becchino. Avanti, forza, mi dica qualcosa di brutto, forza. Mi butti in faccia tutta la sua rabbia. Si svegli, insomma, Giacomo. Sì. Sorga un attimo dal torpore quotidiano. Faccia sentire che lei è un uomo, cazzo, e batta i pugni sul tavolino e dica sì, io sono Giacomo, chiaro? E quindi cosa vuoi da me? Forza, su, forza Giacomo! Vigore! Madonna oggi... Giacomo! Adrenalina, su! Ma chi è che parla? Sono Gino il becchino! Mi manda il dottor Sudario! È il dottor Sudario che mi manda, Giacomo! Forza, coraggio, su! Faccia sentire che è un uomo vero! Un uomo vivo! Bene, mi lasci in pace. Eterna? Oh mio Dio, ragazzi! L'unico uomo che ho trovato non era un uomo, era una voce dall'aldilà! Il sondazzo, ma lo trovi anche su retg.net e ci trovi Sito Mito, Scherzi Atroci, Mille Mesi, Io Confesso, Spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.